parte del destino della Cassa Internazionale delle Donne, no? Dopo 30 anni di lungo operato, allora su questo cosa da dire la CGIL? Penso una cosa semplice, che la Cassa Internazionale delle Donne deve stare lì, punto, e deve continuare ad avere il ruolo, la funzione che ha sempre svolto in questa città e che sia grave, se ho capito, l'interpretazione che si può dare di un posto della sindaca che bisogna mandarla in periferia. Non capisco perché le donne debbano diventare periferiche. Lei crede che con questa amministrazione, diciamo, il tutto si sia ancora di più aggravato per gli spazi sociali in generale, in questo caso ovviamente sulla casa delle donne? Da tempo abbiamo denunciato come nelle periferie di questa città purtroppo ci siano sempre più solo la presenza di organizzazioni neofasciste, così come mi stupisce che non ci sia altrettanta attenzione dell'amministrazione a dire che per esempio Casa Pound occupa spazi centrali e non si capisce la ragione di quale diritto, quindi mi pare che questa amministrazione debba proprio cambiare il punto di vista. La presidente della casa, Cocca, ha definito la Raggi sicuramente una donna ma non una femminista. Lei come commenta questa dichiarazione? Beh, io penso che da questo punto di vista le donne devono dichiararsi loro, non sia corretto mettersi a misurare. Penso che nel ruolo di sindaco e di sindaca e di scelte che sta facendo questa giunta stia commettendo un errore che bene ripari immediatamente.